e Sorriso TV. L'estate vale di più. Ed eccoci allora, cari sorrisini belli, vicini e lontani, nell'ultima parte, nell'ultimo. E lui se la ride, e lui se la ride. Dicevo, ne siamo nell'ultima parte dell'appuntamento odierno di Giro di Tacco, dedicato come sempre ai nostri ospiti in collegamento video. Un piacevole ritorno qua con noi, con me, con tutti voi, signore e signori, Roberto Tagliani. Ciao Roberto. Orbene, buongiorno. Orbene, orbene, Roby, sei qua. Mi fai morire, Claudio, mi fai morire. E lui se la ride, ma guarda che bello. Oggi ti vediamo la vita, insomma. Come stai, Claudio? Stai bene? Fermo lì quando sei. Come stai, Roberto? Come stai intanto? Bene, dai, bene. Fisicamente molto bene. Devo dire che ho fatto il vaccino, mi ha ricaricato. Ah, beh, ullala! Proprio una dose di carica, di fiducia e di adrenalina in più. Sì, io ho fatto il secondo richiamo, poi ancora a maggio, quindi sono da mo vaccinato. Però devo dire, mi ha ricaricato, mi ha messo un po' di forza in più, devo dire. Bene, e oggi proprio con una bella... Bene, allora ti stavo dicendo, oggi ti vedo anche con una bella camicetta estiva, proprio stile hawaiano, una cosa proprio. È merito della mia cantante, che lei che si occupa sul palco del mio look. Noi abbiamo i vestiti abbinati, lei ha i vestiti uguali ai miei, quindi questa è una delle sue opere meravigliose che ritorneremo ad indossare finalmente. Ah, beh, dai, ti seguo. E ti seguo, Roberto, sui social, insomma, piano piano qualcosa, dai, un pochettino, insomma, si sta muovendo. Puoi dirmi qualcosa tu, Roberto? Guarda, nonostante dall'alto si sentono non bellissime notizie per quanto riguarda l'autunno. Roberto, queste varianti stanno un po' cominciando a rompere le scatole. Mettiamola così, dai. Però rispetto allo scorso anno, quando in questo periodo eravamo in totale lockdown, sì, quindi non c'era niente, eravamo tutti abbastanza disperati, quest'anno, grazie a Dio, si sta, ecco, prendila con le pinze, lavoricchiando, uh-huh, perché non è un lavoro vero e proprio, in quanto grandi serate con le feste di piazza grandissime, con la gente che si diverte, sì, ce ne sono, ma con le limitazioni, con ovviamente la gente seduta, non si può ballare, poco ristoro, poche presenze, la metà delle presenze, però insomma qualcuno è riuscito ad organizzare qualche cosa, e quindi contro i 70 concerti dell'anno scorso quest'anno sono 6. Quindi, okay, neanche il 10%, certo. Però insomma ci stiamo muovendo in questo modo, un po' uscendo da solo, un po' io e Adriano insieme o in tre, insomma riusciamo a barcamenarci, portare a casa qualcosina, insomma. Poi gli appuntamenti li ho, questo sabato saremo appunto in trio, io, Adriana e Daniele Marcomini, saremo alle Acacie di Vercelli, una bellissima serata, con cena ovviamente, musica d'ascolto, mentre poi la settimana prossima invece, per quanto riguarda l'orchestra, finalmente sabato 31 torneremo con tutta l'orchestra a Cremona, Circolo San Zeno, anche lì ovviamente serata d'ascolto, e abbiamo una festa importante, molto grossa, in Veneto, che è a Carmignano di Brenta il 13 di agosto, che è un venerdì. L'estate carmignanese, una grandissima festa, ci saremo noi, ci saranno i Lodigi, insomma, ci saranno altri grandi artisti. E poi un'altra festa per quanto riguarda con tutta l'orchestra, saremo il 5 di settembre a Raldon, all'antica fiera sacra di Raldon. Quindi sono io, per quanto riguarda l'orchestra, al completo. Okay. Invece poi io con Adriana, io poi mi sono messo in piedi uno spettacolino carino di 2 ore che facciamo io ed Adriana insieme, si chiama C'era una volta la musica. Sono 2 ore di canzoni dagli anni 50 ai giorni nostri, con i nostri quadri coreografici, cambi di vestito, insomma una cosa molto carina che terremo il 16 di agosto dalle vostre parti a Limena, durante Limena estate. Okay. Insomma sarà, e poi tu sai che poi giro a fare il pazzo come non mai con questo Drag Queen Show, che sta, grazie a Dio, avendo un bel po' di successo. Stiamo girando un pochino, che ieri sera eravamo fuori in provincia di Bergamo, è questo spettacolo divertente
dove io e altri colleghi scimmiottiamo i personaggi storici del mondo dello spettacolo, tra cui ovviamente il più scimmiottato ovviamente adesso, visto che è mancata da poco, è la Raffaella Carrà, insomma, e torneremo anche in teatro con questo spettacolo il 18 di settembre a Bovezzo, provincia di Brescia. Dai, avremo questo bellissimo spettacolo, insomma, per tutti. Insomma, qualche appuntamento c'è, non sono tantissimi, ma però dai, insomma, dai. Cerchiamo, ecco, dicono a Brescia piuttosto che niente, bravo, eccola. Allora, ti chiedo anche, Roberto, cortesemente, stai vicino al computer, perché allora notiamo che la voce, l'audio si sente di più, stammi vicino al perfetto, benissimo. Allora, okay. Allora, intanto ti vado a leggere adesso un po' di messaggi. Ecco, no, dicevo, degli appuntamenti che hai ricordato, giustamente, dai, piuttosto di niente, meglio piuttosto, dai, che qualcosa c'è. Poi magari alla fine li ricordiamo ancora, e tu ricorderai anche i social dove poterti trovare. Intanto vado a leggere un po' di messaggi che nel frattempo sono arrivati. Allora, buon pomeriggio Claudio, bel pomeriggio assieme con noi Soresini, un saluto al grande ospite che oggi è con noi, voce fantastica, grande. Grazie. Roberto, delle orchestre, la più bella voce maschile, Iole di San Martino di Lupari. È un grandissimo complimento questo qua, davvero, anche perché tante belle voci ci sono, moltissime belle voci fresche, io sono una delle tante voci e mi fa piacere che l'ha gradiata, ecco, insomma, mi fa molto piacere questo complimento. Buongiorno Claudio, un forte abbraccio a te e al tuo istrionico ospite Roberto Tagliani, a presto da Daniele Spolone, istrionico. Istrionico risale un po' al mio brano che porto in scena sempre vestito da clown, sì? Che è appunto l'istrione di Aznavour, bellissimo. Ah. Insomma, istrionico, mi piace un po' fare queste cose, certo, teatrali, molto visive, più che di audio. Insomma, sì, è bello. Io credo che una canzone come l'istrione, già un pezzo di per sé molto bello, ma debba anche essere visto in un, cantato e visto in un certo modo, quindi allora con questi cambi di abiti, con il frac, insomma, delle cose molto carine che spesso faccio anche in serata con l'orchestra. Roberto, adesso ovviamente i cambi di che bello che sei, ma guardi che bello che con quei, allora, ma guardi che bello che Orbene. Ascoltami Roberto, i cambi d'abito non si possono fare ovviamente adesso per ragioni di tempo e di spazio di diretta TV. Però un pezzettino live dell'istrione me lo fai adesso, così il ritornello. Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Na 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 na. Insomma, è un pezzo meraviglioso e non si può non cantarlo, è bellissimo. Bene, grande Roberto con noi, Roberto Tagliani. Poi, allora, carissimo Claudio, ti sto seguendo. Allora, essendo un percorso pieno di gallerie, forse spero di non perdere segnale. Volevo salutare te e il grande amico Roberto Tagliani. So che ha un impegno canoro in Piemonte, spero pure ad est in Veneto. Lo salutiamo caramente Adelio e Marilena di Oriago di Mira. Probabilmente l'appuntamento è quello che accennavi tu alle acace? Sabato questo, il 24, siamo alle Acace di Vercelli, siamo in Piemonte, e in Veneto invece torniamo il 13 di agosto, quindi ti aspetto a Carmignano di Brenta. Sarà quasi una vigilia di Ferragosto, sarete ovviamente in piazza lì a Carmignano all'aperto? Sì, all'aperto, festa grandissima, fra l'altro ovviamente chi prima arriva meglio all'ora, certo, perché c'è un afflusso di pubblico, più di 400 persone non possono venire, quindi purtroppo con le restrizioni è così, quindi arrivate in tempo, mangiate tranquillamente, vi godete, okay, lo spettacolo. Bene, allora Roberto, noi adesso quella sera sarà ospite Sabrina Borghetti. Quindi voglio dire, torneremo di nuovo insieme, se non televisivamente, prima vocalmente con il pezzo che abbiamo, e poi anche sul palco insieme sarà ospite proprio Sabrina. Beh, allora guarda, quando si dice Roberto, quando si dice i casi della vita, ma guarda che non sapevo che c'era la Sabrina,
Ma guarda un po' di casi del. Ma guarda un po' di casi. Vale, intanto mando un saluto. Allora, intanto mando un saluto a Sabrina. Allora, adesso no, noi facciamo, Roberto, una pausa commerciale. Sì. Subito dopo, allora, intanto saluto e ringrazio anche il nostro Alessandro in regia. Allora, Ale, allora mandiamo in onda subito dopo il video, questo nuovissimo video di Sabrina Borghetti con Roberto Tagliani. Ridammi il titolo che adesso è già. Quando c'è l'amore. No, ti richiedo il titolo perché nel frattempo Alessandro lo sta preparando perché me l'ha tolto. Allora, Gianni Drudi. Vuoi spendere due parole su questo video che poi ci vedremo? Su questo video in questo periodo di lockdown mi ha fatto un po' di collaborazioni con tanti artisti. Siccome io e Sabrina è coppia storica della televisione, insomma, a livello nazionale, ho detto perché non cantiamo insieme? Non l'abbiamo mai fatto. Allora Gianni Drudi ci ha scritto questa canzone bellissima d'amore, abbiamo fatto anche il videoclip e poi ho collaborato anche con altri artisti che usciranno poi i brani prossimamente. Insomma, abbiamo cercato di unire un po' le forze per continuare a fare questo meraviglioso mestiere. Bene, allora dai, sarò adesso. Non l'ho visto, o meglio, l'ho visto su Facebook, eccetera. Guardare la mia panza, che c'ho una panza in quel video, da lì ho deciso mi metto a dieta. Grande Roby. Allora, facciamo la pausa e poi ci vedremo allora proprio questo video che è nuovissimo, nuovissimo, nuovissimo. Quando c'è l'amore, Sabrina Borghetti e Roberto Tagliani insieme, che poi avrete il piacere di rivedere il prossimo 13 agosto a Carmignano. Tra poco, dopo la pubblicità. Grazie. Quando c'è l'amore non c'è niente da fare. Quando c'è l'amore. Ma che bello, sai che più l'ascolto più mi piace. Ma guarda, Roberto, permettimi, mi sono scritto giù questa frase perché è meravigliosa. Mi tuffo nei tuoi occhi e nuoto nei tuoi baci. Stupenda, meravigliosa, Roby. Il testo è stato scritto da Gianni Drudi, abbiamo collaborato anche io e Sabrina, però insomma la maggior parte, il grosso del testo l'ha fatto lui, quindi bravo. Ecco, sì, perché ha azzeccato proprio quello che si voleva comunicare. L'amore infinito. L'amore per tutto, l'amore amore, l'amore per le cose, l'amore per la vita. Mamma, assolutamente sì. Beh, hai citato Gianni Drudi, che saluto anch'io chiaramente. Ciao Gianni, carissimo. Un abbraccione a te. Allora, Roberto, prima di parlare magari un attimo anche di qualche altro progetto, ti vado a leggere nel frattempo degli altri messaggi che sono arrivati. Un carissimo saluto a Roberto e complimenti per la trasmissione. Ciao da Adriana Polato, che saluto. Ciao Adriana. Ciao Adri, ci vediamo sabato, non vedo l'ora. Ciao Claudio. Io non ho avuto occasione di sentirlo e di vederlo live, ma la sua splendida voce arriva dalle radio e dalle TV. Complimenti a Roberto da Luciana di Spinea. Grazie Luciana, grazie davvero, grazie. E poi un saluto ti arriva un saluto da Antonella di Pertegada, spero di aver letto e si è scritto giusto, di Pertegada, eccolo, bene. Grazie, Antonella, un abbraccio grande. Oh. Mi permetti di salutare un amico che ci sta guardando, credo dall'ospedale, perché mi è arrivato un messaggio in privato su WhatsApp, e lo saluto, è un grande artista anche lui, Gino De Gonzales. Lo saluto, lo abbraccio con il cuore e gli dico vai Gino, mi raccomando, ci sentiamo presto. Assolutamente, e a questo saluto e a questo augurio mi unisco con il cuore anch'io. Mi raccomando, auguri, auguri, auguri allora per tutto. Assolutamente sì. Tra poco allora, Roberto, magari ricorderemo questi altri appuntamenti che magari sia per gli amici del Piemonte, ma insomma ne hai citato alcuni anche qui nel Veneto, dunque un'opportunità durante l'estate per trascorrere una serata insieme. Progetti prossimi, per quanto magari ancora rimangano un po' nel limbo per via di una situazione che insomma ci auguriamo si possa anche districare, ma rimangono un po' ancora dei punti interrogativi. Ma a parte ciò, Roberto, c'è qualcosa che stai costruendo, che bolle? Sì,
io mi auguro di continuare anche quest'inverno con qualche serata concerto, per quello che si possa fare, con questo spettacolo che faccio con Adriana, appunto, C'era una volta la musica, con il Drag Queen Show, col teatro, progetti, ho registrato poi peraltro per un emittente nazionale alcuni puntate di un programma molto famoso, non posso dire ancora perché finché non viene mandato in onda non posso dire quale. Progetti ce ne sono, uno purtroppo è sfumato per ragioni di organizzazione, quindi però non è detto che si possa riprendere, e se tutto va bene dovrei tornare in teatro con la commedia che abbiamo portato in scena per 9 anni, dal 2005 al 2013, che sono Le Tre Sorelle Buffoli, nel 2022/2023, se tutto va bene. Insomma, poi tanti progetti ci stiamo lavorando, però sai, quando sono in fase embrionale, certo, è meglio tenerli ancora un pochino così, e non, quando non si è ancora sicuri, capisci? Anche perché poi non sappiamo cosa si possa fare. Tante collaborazioni, queste collaborazioni musicali, mi stanno arrivando tante canzoni da tanti amici e colleghi, e mi piace, in questo, come ho fatto con Sabrina, come ho fatto con Marco Mariani, Rosy Velasco, insomma, che uscirà anche il pezzo, collaborare con questi grandi artisti e, perché no, portare in alto sempre la nostra grande, grande, grandissima musica. Mi raccomando, programmami quando c'è l'amore, perché la gente so che piace, e sicuramente con un raggio d'azione come quello di Radio Sorriso sarà una canzone che sicuramente verrà riconosciuta come tale, come bella canzone italiana. Bene, assolutamente sì. Poi c'è l'audio, nel caso poi controlliamo, perché oltre al video Roberto, poi allora ci serve anche l'audio del brano, ma di questo ora poi ne parliamo separatamente. Dai, ascolta, parlavi di teatro, ti piace molto, sì, il teatro, lo vivi? Oltre che cantare, l'orchestra, che è un po' il teatro, però che cosa ti dà, quale sensazioni ti dà, Roby? Ma guarda, il teatro ti dà un'emozione diretta, perché nel teatro sei lì, il pubblico è lì, seduto davanti, quindi tu devi essere lì, recitare, non puoi assolutamente sbagliare, o meglio, se sbagli, far finta che il pubblico non se ne accorga, e ti dà un'emozione subito, diretta, non è come il mezzo televisivo che magari sai che al di là ti stanno guardando, certo, molti amici, molti artisti, e poi ti riconoscono per la strada, ti salutano, in teatro la gente è lì. Quindi l'emozione è viva, la tocchi al momento. Mi piace molto fare teatro, anche se non sono, ripeto, un grande attore, anche perché sto recitando in questa commedia, dove faccio peraltro un ruolo, guarda caso, femminile, faccio una signora di 80 anni, quindi voglio dire, quindi anche con un trucco molto particolare, ore di saluto di trucco prima dello spettacolo. Però insomma, il mio regista ci crede molto, avremmo dovuto già tornare in scena l'anno scorso, ma però purtroppo tutto quello che è accaduto si è benissimo, che i teatri sono stati chiusi, e quando ci sarà un po' più ancora di libertà teatrale ritorneremo in scena con questo spettacolo e ce la metteremo tutti. Mamma mia, è molto divertente, tra l'altro, quindi per far divertire il pubblico. Ma guarda, e ci spero tanto anch'io, perché amo andare a teatro, e chissà che ci sia veramente l'occasione per venirti a vedere, o per venire a vedervi. Lo farei veramente volentieri, perché amo il teatro, amo andare a teatro. Siamo in tre, io, Roberto Savoldi ed Edoardo Zanni, siamo i trattori, regia di Roberto Savoldi. Insomma, lo spettacolo si chiama Le Tre Sorelle Buffoli, e è una cosa che parla del dopoguerra bresciano, dagli anni 50, quando è finita la guerra, fino ai giorni nostri. Queste tre sorelle totalmente diverse, io argilissimo ovviamente, che va ancora al mare, quell'altro molto più fa la bidella, e l'ultima, che è la più anziana, che è appunto la sorella anziana vecchia, che detta legge a tutte quante. È uno spettacolo molto divertente. Guarda, ribadisco, spero proprio di venirvi a vedere, che ci sia la possibilità, ma guarda, ben volentieri, perché ripeto, amo proprio il teatro, amo andare a vedere il teatro. Allora, caro Roberto, siamo oramai addirittura d'arrivo, ci saluteremo poi con il video. Con il video, che è il brano che sei particolarmente legato, Bianca Luna, e magari allora spenderemo ancora una parola tra poco. Allora, vuoi ricordare, Roberto, questi prossimi appuntamenti anche con i social, chi desidera contattarti, eccetera? Prego, Roby. I social classici, io, Roberto, su Facebook ovviamente, la mia pagina ufficiale, la pagina di Roberto Tagliani Orchestra, Roberto Tagliani Fans Club, gli amici di Roberto Tagliani.
oppure Instagram, abbiamo le nostre pagine, oppure www.robertotaliani.it per tutte le mie date degli spettacoli, orchestra, concerti, www.doveballiamo.com. Cliccate sulla mia faccia, vi viene fuori tutto il calendario, potete vedere anche i video, potete vedere anche le fotografie, tutto quello che riguarda la mia attività. Io in Veneto, ripeto, l'appuntamento è il 13 di agosto, Carmignano di Brenta, Sagra Carminese, e il 5 di settembre, vediamo se è il 5 o il 4, no, è il 5, Raldon di San Giovanni Lupatoto, sempre ovviamente all'aperto. Beh, per coloro che magari ci stanno seguendo in streaming dal Piemonte, sabato sera siete alle Acace? Alle Acace di Vercelli! Ok, bene, bene. Saluto anche l'amico Silvano. Ciao Silvano, l'amico Silvano Furlaneto, che avrà cliccato. Ciao, avrà cliccato questi momenti dell'appuntamento di oggi. Allora, Roberto, spendiamo due parole su Biancaluna, questo brano che ti piace molto, sei molto legato. Molto, molto, perché doveva essere il brano estivo dell'estate scorsa, non lo è stato, sappiamo, ritorniamo al vecchio, però lo stiamo lanciando ancora e piace molto perché è molto estivo. Girbaudo e Rota l'hanno scritto, due autori bravissimi, io ho dato una mano e è stato musicato bene, molto fresco, un genere che forse non mi apparteneva fino a qualche tempo fa, adesso ho cercato di cantare anche canzoni un po' diverse, ci vede anche tutta l'orchestra, tra l'altro in questo videoclip, che mi approfitto per salutare tutti i miei ragazzi ovviamente con il cuore, ringraziare te, ringraziare Roberto Gennaro per l'ospitalità, tutto il meraviglioso staff, io vi seguo in macchina quando viaggio, lo so quindi quando sento Orbile, oddio, è arrivato il mio amico Prost, eccolo là. Vabbè. Grazie Roberto. Ti saluto tra poco. Allora chiudiamo con il video di Biancaluna. Ringrazio l'amico Alessandro, ciao Ale, in regia, che ha curato il collegamento. A proposito di appuntamenti, vi aspetto poi stasera sempre qui a Sorriso TV dalle 21 insieme con l'amico Vittorio Del Canfin per una bella serata. Saluta in allegria. Vittorio, senz'altro, ok, ben volentieri. Poi domani eccezionalmente torno ancora a Giro di Tacco e avremo ospite Marco Gavioli più tardi, poi dalle 16 ovviamente qui a Radio Sorriso. Roberto, ti abbraccio con grande affetto, buona vita, buona musica, grazie, sempre un abbraccio a te Claudio, ciao a tutti, grazie davvero per avermi sopportato oggi, grazie, è stato un piacere ritrovarti, grazie Roberto, grazie a tutti voi, ciao, per averci seguito, ci salutiamo con Biancaluna e ci vediamo poi stasera a gentile richiesta, grazie a tutti, arrivederci.